Le tappe della dottrina sociale della Chiesa. Quello che colpisce è che le tappe fondamentali attraverso cui si è sviluppato il discorso sociale della Chiesa coincidono con le tappe fondamentali della questione sociale, che pure nei 100 anni trascorsi si è molto sviluppata. Ne possiamo distinguere 4 fondamentali. La prima tappa la possiamo definire la tappa della questione operaia. La questione sociale, cioè, nasce come scontro, con la nascita e l'affermazione del capitalismo, tra gli interessi del padrone, come venivano detti, e l'impegno del lavoratore, o meglio dei proletari. La Rerum Novarum di Leone XIII apre il discorso sociale della Chiesa, gettando un ponte dopo secoli di rottura tra Chiesa e mondo moderno, e affronta, prende di petto esattamente la questione operaia. La seconda tappa della dottrina sociale della Chiesa coincide con l'evoluzione della questione sociale, che da questione operaia diventa, possiamo dire, questione democratica, perché da quelle ideologie, in particolare il socialismo reale, il marxismo e il capitalismo liberale, nascono modelli diversi di nazione. Nasce il modello democratico liberale, nasce il modello socialista. A questo punto la dottrina sociale della Chiesa fa un balzo avanti e Pio X, con la quadragesimo anno, nel 1931, prende di petto i modi diversi di governare, le due forme di democrazia, una democratica autenticamente, l'altra detta così democrazia popolare, che era praticamente una falsità perché erano forme di dittatura. Al tempo stesso maturano in quegli anni le grandi dittature, il nazismo, il fascismo. E allora è interessante vedere come la dottrina sociale della Chiesa condanna allo stesso tempo sia il liberismo assoluto di mercato, sia il socialismo reale dittatoriale, compresi le deviazioni del fascismo e del nazismo. Propone la dottrina sociale della Chiesa una terza via. Tra il liberalismo e il comunismo facciamo una società cristiana. Terza tappa viene dopo ed è quando la questione sociale ormai assume dimensioni planetarie. Si tratta ormai non più soltanto di una lotta fra due classi sociali, anche se rimangono questi casi, neppure soltanto di confronto tra democrazie vere o fasulle, ma si tratta dell'equilibrio mondiale. Cominciano i processi di mondializzazione, il problema nord-sud del mondo impone una revisione dei modelli di sviluppo. Papa Giovanni XXIII, con la Matri et Magistra, affronta questo nuovo aspetto e fa vedere allora l'importanza di un nuovo modello di sviluppo. Finalmente la quarta tappa, quando la questione sociale va al di là anche delle dimensioni planetarie e assume l'aspetto di questione antropologica, ormai non più soltanto la distribuzione equa delle risorse materiali tra nord e sud del mondo, ma è in discussione la stessa concezione dell'uomo, i problemi fondamentali, anche perché le nuove tecnologie hanno fatto nascere problemi etici che mettono in difficoltà la comprensione dell'uomo. Ancora una volta, quindi, soprattutto con Giovanni Paolo II e poi anche con Benedetto XVI, si affronta il cuore di questo problema mettendo in luce i principi, gli orientamenti che la dottrina sociale della Chiesa offre a tutti, credenti e non credenti.